Corrado Gini, oltre che grande scienziato, è stato un facondo conferenziere, un accurato scrittore di volumi per la didattica della statistica, un promotore di iniziative per l'apprendimento degli studenti, laboratori, scuole di specializzazione, un edificatore di istituzioni didattiche in ogni università in cui è stato professore. All'inizio dell'attività di insegnamento curava i rapporti con gli allievi, seguiva tesi. Da quando la sua attività principale ha assunto una dimensione vasta, i rapporti con gli allievi si sono essenzializzati e così pure le sue lezioni. Gini si può tuttavia considerare un maestro, un caposcuola, che con la franchezza delle idee, con l'energia delle affermazioni che contraddistingue chi ha una vasta cultura, con l'autorità che anche gli avversari riconoscono a chi sta costantemente sul confine della conoscenza scientifica, è stato per oltre mezzo secolo il riferimento di molti allievi e di studiosi di statistica, demografia, sociologia, economia. Gini è stato a lungo considerato il referente di una scuola italiana di statistica, che validamente, anche se non sempre adeguatamente, si pensi alla polemica giniana contro il campionamento statistico, ha tenuto testa alla scuola statistica di matrice anglosassona.